Con coach Dino Guadalupi commentiamo questa sconfitta al tiebreak qui a Soverato, un punto importante innanzitutto guadagnato che fa classifica, una vittoria sfiorata, ma un Baronissi che ha giocato alla pari oggi col Soverato. Sì, innanzitutto mi hanno appena detto che questo punticino ci permette di accedere anche alla qualificazione di Coppa Italia, quindi sono contento anche di questo. Sono onorato di aver giocato qui questo tipo di partita, perché aver lottato punto a punto con questa squadra che è partita e sta facendo così bene in questo campionato, per noi in questo momento era la cosa che ci potevamo, la cosa più bella che ci potevamo aspettare, lottare punto a punto e tenere alta la tensione agonistica. Ho visto la mia squadra finalmente sbloccata su tante situazioni e quindi devo dire che oggi è stata una delle migliori partite che abbiamo fatto e non è bastato. Oltre al punto guadagnato, sicuramente l'aspetto positivo è anche la prestazione offerta, mancava anche Strobbe che è un elemento importante di esperienza per voi, ma chi l'ha sostituita si è comunque fatta valere, un Baronissi che da qui può ripartire in vista di un girone di ritorno che si auspica ovviamente migliore anche dal punto di vista della classifica magari. Sì, noi questo l'abbiamo detto, cioè io lo credo dal principio, abbiamo attraversato varie fasi, queste squadre, tutte queste squadre con giovani hanno bisogno di affrontare delle difficoltà agonistiche, di trovare la propria identità. Noi nella ricerca della nostra identità siamo un pochino in ritardo, siamo stati un pochino in ritardo e oggi si è cominciato a vedere un'identità nonostante non fosse il sestetto usuale. Valutando la partita probabilmente si può dire che forse siete mancati un po' nei finali dei parziali, nel primo, nel terzo e anche nel tiebreak dove eravate avanti 11-13. Questo sicuramente, però il bicchiere si può vedere mezzo vuoto, per esempio nel tiebreak la squadra avversaria ha tirato fuori un paio di difese veramente miracolose, quindi si è meritato il risultato giocato punto a punto, si tratta di dettagli. Noi registriamo comunque il fatto positivo che tante volte siamo stati in vantaggio in questo campionato di tanti punti e non abbiamo mai chiuso il set. Oggi è stata più alternata la cosa, ci siamo giocati il punto a punto, il set ai vantaggi e l'abbiamo giocato quasi sempre senza tirare il braccio indietro. Coach Napolitano, il Soverato bisse il successo di Orvieto al termine di una partita sofferta al tiebreak 17-15 in casa con Baronissi, una vittoria ancora più importante perché forse la prestazione dal punto di vista del gioco rispetto alle precedenti gare non è stata la stessa, quindi ha una valenza ancora maggiore a mio avviso. Ma sì, sicuramente, se guardo la classifica stasera mi vengono un po' di vertigini, perché voglio dire, alla fine si chiude il girone d'andata a 20 punti, primo in classifica, secondo per quoziente set, è qualcosa di incredibile, per le quali queste ragazze, secondo me, insomma, bisogna veramente dirgli un grande grazie, perché anche stasera non hanno mollato. Sapevo che non era una partita facile, perché questa settimana abbiamo avuto parecchi problemini dovuta alla trasferta, alla partita di Orvieto, che ha lasciato parecchi strascici da un punto di vista fisico, ci siamo allenati molto poco e soprattutto non con la giusta intensità. E ovviamente questo è un campionato che non ti regala niente, anche contro squadre che sembrerebbero più abbordabili ma che non sono assolutamente più abbordabili, nel senso che Baronissi ha fatto una gran bella partita, battuto bene, ha ricevuto bene, ha murato bene, noi ne siamo venuti fuori come al solito e questi sono veramente due punti di platino, perché io continuo a dirlo, quando poi riesci a tirare sempre fuori qualcosa dalla forza di volontà, laddove magari anche non giochi benissimo, voglio dire, questo è un valore aggiunto che nel tempo può venirci utile. Ancora oggi si è visto il carattere di questa squadra sotto 11-13 nel tiebreak in un momento difficile, non ha mollato, ha ribaltato, alla fine ha vinto, ma direi che nel complesso è stata anche oggi una prestazione di squadra. Quindi questo è anche per il futuro in vista del girone di ritorno un aspetto molto importante, perché questa squadra cresce anche come gruppo gradualmente. Ma sì, guarda, mi sembra che in 4 dei 5 set ho chiuso tutti e 6 i cambi, questo insomma la dice lunga su quello che è l'unità di questo gruppo, di questa squadra, cerca sempre di trovare un qualcosa nella compagna che sta a fianco. Poi sicuramente non abbiamo fatto una buona partita, io ci tengo in questa sera a fare anche a ringraziare Davide Anderotti, il fisioterapista, perché veramente mi ha messo nelle condizioni di schierare la squadra in campo stasera
e vi posso assicurare, perché quella che era stata la settimana, insomma, non era così scontato e così semplice. Quindi questo per dire che si sta lavorando bene in campo, tutte e 12 le ragazze, ma insomma, mi piace sottolineare che anche fuori al campo tutti stanno dando un contributo preziosissimo. In questo caso Davide veramente ha fatto il miracolo nel, insomma, darci tutte quante le 12 ragazze abili per giocare la partita.